Matilde e benvenuti alla terza puntata di Connettere l'Ambiente. Oggi ci troviamo nuovamente al lago di Arignano con Stefano, Mirko, Orneris, studenti dell'Istituto Gobetti Marchesini per una parte didattica importante del progetto Isola. Perché oggi siete qui? Oggi andremo a effettuare un campionamento delle acque per valutarne la qualità. E in cosa consiste questo campionamento? Rileveremo dei campioni d'acqua per analizzarne i parametri chimico-fisici. E i parametri chimico-fisici che andremo a misurare saranno il pH per vedere l'acidità dell'acqua, l'alcalinità, ovvero quanto riesce a contrastare gli acidi, la durezza, ovvero quanti sali minerali ci sono, e la conducibilità elettrica. E qual è lo scopo di questo intervento? Lo scopo è valutarne le condizioni e lo stato di salute del lago. E qui con noi la professoressa Crespi dell'Istituto Gobetti e ci spiegherà perché la scuola ha aderito a questo progetto e come funzioneranno i campionamenti. Gobetti Marchesini Casale Arduino ha un corso che è quello della gestione delle acque e risanamento ambientale, che è arrivato quest'anno ad avere i primi diplomati, usciranno appunto a giugno, e proprio per formazione e per curriculum loro si occupano della gestione delle acque a tutto campo, dal prelievo al trasporto, gli impianti, i sistemi di potabilizzazione o di gestione dell'acqua per poterla rendere utilizzabile dall'uomo, e poi anche di tutto il lavoro di raccolta dei reflui e trattamento dei reflui prima di poterla reimmettere in ambiente. Per cui aderire a questo progetto, che è proprio relativo alla gestione dell'acqua, alla gestione di una zona umida, è una esperienza formativa per i nostri ragazzi, che possono mettere a disposizione del progetto le esperienze di laboratorio e la pratica di laboratorio che acquisiscono a partire già dal primo anno di studio. Vedo che avete portato della strumentazione con voi, come la utilizzerete? Dunque, oggi andremo a fare il campionamento delle acque e dei sedimenti in tre punti diversi del lago. E poi porteremo l'acqua e i sedimenti in laboratorio e la prossima settimana procederemo ad alcune analisi più specifiche, che sia microbiologiche sia chimiche, che possiamo fare solo in laboratorio. Però, visto che facciamo il prelievo, in questo momento siamo già in grado di misurare il pH con le cartine tornasole, quindi con strumenti da campo molto semplici, e la temperatura, visto che poi l'acqua verrà refrigerata, e quindi non potremo più misurare il parametro in tempo reale se non lo facciamo immediatamente. Andiamo a fare i campionamenti. Andiamo. Connessi per conoscere il risultato del campionamento. Alla prossima puntata!